Piero della Francesca, il politico agostiniano riunito al Museo Paul di Pezzoli di Milano. Sono Martel Bruggen-Israelse e sono la curatrice della mostra insieme a Nathaniel Silver dell'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, su invito della direttrice Alessandra Quarto. È una mostra miracolo che riunisce tutti i frammenti superstiti di uno dei massimi capolavori di Piero della Francesca, pittore toscano del Rinascimento italiano. Una mostra miracolo per tre ragioni. La prima è appunto la riunione di questi scomparti di un politico che è stato dipinto nel 1469 e ha 555 anni dalla collocazione sulla palla d'altare. Finalmente si ritrovano di nuovo qui i frammenti superstiti, e dopo l'installazione ci siamo anche immaginati quanto avrebbero da raccontarsi questi santi che si sono ritrovati qui in questa sala del Museo Paul di Pezzoli. È una cosa irripetibile perché questo politico, nato per la chiesa di Sant'Agostino di San Sepolcro, è stato smembrato e adesso i frammenti si trovano qui a Milano, ma poi anche nella National Gallery di Londra, in San Michele, come pure nella Frick Collection a New York, nella National Gallery di Washington e nel Museo d'Arte Antica di Lisbona, e sono pannelli molto preziosi che probabilmente non viaggeranno mai più. In effetti quelli della Frick sono qui per la prima volta. Dunque, se ci sono ragioni vere per una mostra, è questa: la riunione di un capolavoro per una sola, unica, ultima volta. E ciò mi porta alla seconda ragione importantissima per questa mostra, perché questa riunione ci fa capire la vera maestria di Piero della Francesca. Questi pannelli e soprattutto questi quattro grandi del registro principale fanno vedere la monumentalità dell'artista alla ricerca dell'essenza della figura umana, alla ricerca di, come un regista, di quel momento magico indicativo di ciò che viene prima e verrà dopo. È un matematico che sa costruire lo spazio, che ha una mente tridimensionale, che sa dipingere cose che poi potrebbero essere costruite in realtà. È un pittore che tramite l'uso anche dell'olio, come vedremo, sa rendere una realtà che quasi si confonde con la nostra. Per quello sa operare anche questo miracolo di questi santi quasi ad altezza reale, a scala reale, sospinti nel nostro spazio da questo parapetto dietro a loro. E con questo senso di prospettiva sia lineare che anche atmosferica di questo cielo blu come il nostro cielo, così che si confondono cielo e terra, che Piero è in grado di portare il cielo in terra, e poi sa confondere anche il presente e il passato. Dunque vedete un angelo qui che indossa delle cose che sono anche classiche, paleocristiane, allo stesso tempo riconoscibili nel tempo di Piero. Dunque sa anche lavorare questo miracolo di cui parla anche Alberti della pittura, come l'unico modo in cui può essere presente anche il passato. Dunque, ragioni per una mostra, la riunione, il fatto di poter
considerare, ricapire la maestria di Piero, l'emotività anche di vederli tutti insieme, messi in una prospettiva bellissima pensata dai architetti, che rende subito l'impatto di ciò che doveva essere il Polittico sul suo altare. Terza ragione per questa mostra, è una ragione fortemente voluta dal museo, è che era un'occasione anche di ricerca. Dunque i musei coinvolti insieme hanno fatto delle nuove indagini che ci hanno consentito di capire la pianificazione dell'opera di Piero della Francesca, la sua tecnica pittorica, anche il disegno sottostante, e ci hanno fatto capire un po' di più sui misteri che ancora rimangono attorno a questo Polittico e soprattutto il mistero del pannello centrale mancante. San Giovanni Evangelista, santo venuto da New York e dalla Frick Collection, santo anziano, austero, che sta leggendo da un suo libro che dobbiamo immaginarci come l'Apocalisse, avvolto in questo manto scuro con le bellissime ombre donatelliane, leggendo, avvolto nel manto, avvolto nella lettura, si staglia contro questo cielo atmosferico blu. E qui una delle indagini che abbiamo fatto è guardare appunto questo lato qui a sinistra del pannello, perché era il lato che affiancava la composizione centrale, dunque il pannello mancante. Quando lui è diventato un quadro indipendente, hanno tolto delle parti della composizione centrale che non facevano più senso nel contesto di un dipinto indipendente. Invece sotto lo stereomicroscopio e anche ad occhio nudo si vedono ancora degli elementi della composizione centrale. C'è ovviamente ancora un gradino di porfido sotto che doveva essere la base del trono del pannello centrale, ma poi nel cielo anche ad occhio nudo si vede l'ombra di ciò che doveva essere un'ala blu contro il cielo di un angelo che stava accanto alle figure della composizione centrale. Sant'Agostino viene da Lisbona, tesoro di Stato dello Stato portoghese, è un santo spettacolare perché è sia un frate agostiniano con questo saglio, ma anche un novescovo in uno splendore immenso di questo piviale di broccato, con ricami lungo i bordi, con un pastorale di cristallo di rocca, che Piero ha potuto rendere con un'attenzione capillare ai particolari grazie all'uso dell'olio, perché abbiamo scoperto anche tramite le indagini diagnostiche che Piero usava l'olio di noce, perché a San Sepolcro crescevano anche gli alberi di noce, era l'olio più adatto a dipingere perché non scoloriva. E quello gli ha consentito di rendere questi effetti di luce, ad esempio sul broccato, un velluto broccato del piviale. Vedete, tratti piccolini di giallo con cui rende il riccio dei fili d'oro con cui era decorato, ma la cosa pure molto sontuosa è il fatto che sia un broccato a griccia, dunque con un decoro molto convoluto, che era difficilissimo a tessere, ma più difficile ancora da rendere in pittura, perché non c'è soltanto questo broccato, questo decoro, ma Piero l'ha pure reso in modo tale che segue la caduta delle pieghe del piviale. E quando uno ricostruirebbe
come si presentava questo broccato, ci riuscirebbe pure, perché Piero era talmente preciso in rigore spaziale e rettale che uno può ricostruire il decor. E l'ha fatto, questo pure tramite le riflettografie infrarosse, abbiamo visto che ha dipinto prima uno strato ocra di base per il velluto, poi quando ancora non era completamente asciutto ci ha messo il cartone puntinato e con lo spolvero ha trasferito il disegno, che era precisissimo perché appunto doveva poter rendere in questo modo il decoro. Poi dopo ci ha dipinto in blu il decoro del broccato. E poi tutte queste scene bellissime, ricamate, sono pure, anche se ad esempio la figura della Vergine non sarà più grande di 7 centimetri, l'ha completamente disegnata e preparata con lo spolvero. Dunque la mente rigorosa di Piero. San Nicola da Tolentino, viva a Milano, nel Museo Poldi Pezzoli. È un santo che era canonizzato solo nel 1446, quando, dunque poco prima dell'inizio dei lavori di Piero della Francesca. Se lo è immaginato come un santo che conosce i piaceri della tavola, che indossa un saio che rispecchiava il saio dei frati radunati nel coro di fronte al polittico di Piero, dunque di nuovo una continuità di spazio di essere tra il politico, i santi e quelli presenti di fronte all'opera di Piero, e ha un modo molto diretto di parlare con lo spettatore, anche perché Piero non rispetta le regole, l'iconografia del santo e non mette la stella che secondo la leggenda indicava il posto dove sarebbe sepolto il santo sul petto, come si era soliti di fare, ma invece lo mette nel cielo e ci punta col dito. Dunque è quasi come ci sta parlando, è di nuovo questo momento magico che ci dà l'essenza della figura del santo. Poi notate quanto è bello il modo in cui ha posizionato questa stella, di nuovo di un rigore matematico, con i raggi orizzontali che sono esattamente all'altezza degli occhi e che perciò intensifica lo sguardo del santo. Poi, anche se un saio ruvido, semplice, ci sono delle osservazioni bellissime che fa Piero, tipo la cinta, che era propria dei eremitani, dei eremiti agostiniani, che è di cuoio con la parte lucida della pelle, e poi la parte che pende, che è opaca, sarebbe la parte verso la carne. Dunque osservazioni così spettacolosi, come anche la fibbia della cinta. Venite pure al Museo Poldi Pezzoli, perché c'è una cintura bellissima della stessa epoca che fa vedere quanto era preciso Piero a osservare la realtà dei suoi tempi.